Buona giornata da Leonor. Oggi video riguardo l'oroscopo per il mese appunto di aprile. Iniziamo dai gemelli. Attenzione perché siete osservati da qualcuno, quindi possibile malocchio, però può avere anche un contesto positivo, logicamente. Questa è solo una carta generica riguardo il segno. Logicamente ogni persona poi deve prenderlo con le pinze perché ogni valutazione è differente a seconda delle persone. Toro, la rinascita. Quindi avrete buone notizie e se avevate dei problemi verranno risolti. Ariete, attenzione. Perché probabilmente qualcuno sta tramando le spalle, anche esotericamente, molto facile che sia così. Passiamo ai pesci, una donna vi sta aiutando, però attenzione che potrebbero esserci delle insidie da parte di una donna anziana. Acquario, possiamo vedere attenzione comunque al lato economico, attenzione a non spendere troppo, anche perché in questo periodo è possibile che vi siano insomma dei problemi economici. Capricorno, come vediamo, ci saranno dei problemi. Qualcosa andrà storto e non andrà come volete voi, ecco. Sagittario, è una situazione abbastanza negativa, un po' come l'Ariete. State attenti, ecco, perché è possibile che qualcuno stia tramando le vostre spalle. Scorpione, buone notizie, notizie in arrivo. Bilancia, una situazione molto positiva. Poi passiamo alla Vergine. Dovrete risolvere dei problemi, molto probabilmente ci riuscirete. Leone, buone notizie, nascite anche, è probabile che in famiglia arrivino nuovi membri. Cancro, ricchezza, molta ricchezza in arrivo. Questo è il mese di aprile e logicamente ogni lettura vale per il mese stesso. Ho usato l'oracolo Breath of the Night, è un oracolo che utilizzo spesso ed è molto usato nella pratica russa, nella magia russa. Ora proseguo con delle letture medianiche. A presto.